appunto. Scusate, ho fatto uno starnuto. Buon pomeriggio, gioie, buon pomeriggio, bentornate a tutte. Dopo il video giveaway mi vedete col solito trucco perché in un giorno sto facendo, ho fatto due video apposta perché uno bisognava che lo facessi, insomma, perché quello lì dei giveaway volevo, ecco, premiare quanto siete carine, quanto mi supportate, quanto... Madonna, sono troppo contenta di avere tutte queste amiche, diciamo così, anche se siete virtuali, perché io cioè, non vi conosco, qualcuna le conosco, però mi fa davvero tanto piacere, ragazze. Allora, oggi in questo video è un video tag, me lo sono messo sull'agendina mia, insomma, sulla mia agendina, perché ecco, guardate se vi dico bugie. Perché siccome qui ai bagno, qui a Cessun, c'ho il computer davanti, non posso vedere le domande e quindi di conseguenza vado a guardare nell'agendina le domandine che ha fatto, ecco, sta ragazza che è poco che ho iniziato a seguire, si chiama Miss Rettore, però wow, mi sto accorgendo di quanto mi piace, veramente. Guarda, se vedi questo video, ti mando un salutino. Allora, ragazze, questo video tag è le cose più usate nel mese di marzo. È un video tag che si dovrebbe fare tutti i mesi e questo sarà il mio primo video tag di marzo. Poi dopo farò quello di aprile, di maggio, insomma ci teniamo compagnia così, ragazze, va bene? Allora, come prima domanda c'è la borsa più usata nel mese di marzo. Allora, senza alcun dubbio la mia borsa più usata, se poi mi seguite nel blog lo vedete perché c'ho sempre questa borsa, è questo come si chiama? Aspettate, questo bauletto qua. E mi piace tantissimo, c'ha le borchiettine, c'ha questo spennacchio, in più c'ha questo cuoricino della Gucci che mi fa morire, vedete? Ecco, lo adoro, proprio l'ho usata tantissimo, infatti si sono levate delle borchiettine e non so come fa a rimetterle. Comunque, ecco, la borsa più usata del mese di marzo è stata questa, anche se è fucsia e si va sui toni invernali ancora a marzo, quindi, però io l'ho adorata, è stato il regalo di compleanno di mio marito, l'ho adorata perché gli sono stata dietro tanto a questa borsa, poi finalmente me l'ha regalata e quindi potete immaginarvi la mia felicità quando l'ho vista. Allora, seconda cosa, l'accessorio più usato nel mese di marzo. Allora, l'accessorio più usato senza dubbio nel mese di marzo è questo anellino qua, vedete, con tutti i brillantini, poi me l'avete visto anche nei video di tutorial, è questo qua, ecco. Questo qui con tutti questi brillantini. Ora c'ho questo scritto love. Vedete? Insomma, però il mio accessorio è stato questo qua l'ho usato perché mi piace tantissimo. Questo qua è stato il mio accessorio più usato nel mese di marzo. Poi, scarpe indossate. Allora, scarpe indossate nel mese di marzo. Le scarpe indossate nel mese di marzo sono state queste, proprio a forza di usarle l'ho finite, l'ho consumate. Sono questi stivaletti. Eccoli qua, questi stivaletti qua. C'è questo taccone alto, c'hanno queste borchiettine, l'allacciatura sui davanti, di qua c'è questa cernierina lampo e dentro sono leopardate, così. Queste sono state le mie scarpe più usate il mese di marzo. Le ho usate tantissimo, anche se qui ha nevicato un pochino, però sono state quelle che ho usato più di tutte. Infatti le adoro, ecco, proprio mi piacciono un casino, ragazze, proprio tantissimo. Poi lo sapete, a me le scarpe con i tacchi
sacco, mi fanno morire. C'ho da tingermi anche i capelli, però gli avevo chiesto alla chicca, dico, e vieni con me, dico, si va all'acqua e sapone e si compra le tinte, perché ce l'hanno a meno prezzo lì, capito? C'è più scelta e ce l'hanno a meno prezzo. E poi c'avevo da comprare il balsamo, lo shampoo, e l'ho finito, e quindi, però ci hanno da andare dall'agenzia di viaggi, insomma, per farvi capire che siccome devono andare, vanno in Grecia insieme con la Tata e la Chicca, la più piccola e la più grande, vanno in Grecia quest'anno insieme, e insieme a fidanzati, ecco così, e quindi vanno a sentire lì per farsi fare dei preventivi, insomma, in quale città vogliono andare. Io mi fa una paura a pensare che devono andare lì a pigliare l'aereo, mi prendo il panico tutte e due. L'anno scorso ce n'avevo una in un'isola giù vicino all'Africa, non so nemmeno che isola era. Ah, aspetta, come si chiama? Fuerteventura, un affare di genere, insomma, lì è Spagna, però è un'isola vicino all'Africa. Quell'altra era in Tunisia. Mamma mia ragazze, quanto ho patito, voi solo potete immaginarvelo. Insomma, cioè, solo chi è mamma se lo può immaginare, ecco, avervi in giro e che vuol dire. Comunque ragazze, ecco, le scarpe indossate sono queste. Allora, strano ma vero, lo smalto più usato nel mese di marzo. Allora, voi sapete che io adoro la primavera, adoro quando inizia la bella stagione, si possono iniziare a mettere colorini delicati, tutti bellini. Io sono molto stravagante, però ecco, mi piacciono anche i colori pastelle, i colori delicati. E quindi io ho usato tantissimo questo smaltino di Kiko. Kiko, vabbè, io dico Kiko perché mi piace di Kiko, cioè mi torna così, ragazzo, non perché mi piace dirlo, perché sto così imbranata, io pensavo si dicesse Kiko davvero, e invece Kiko, me l'hanno detto un sacco, dice, perché dici Kiko? È vero, t'ha ragione, infatti l'accento non c'è nella O, però io sono così, sono proprio bischera, ecco. Insomma, ecco ragazze, lo smaltino più usato nel mese di marzo è stato questo violettino tenue, color glicine, diciamo, chiamiamolo così, che è uno dei miei colori preferiti. Io adoro il color glicine, vabbè, il fucsia I love it. Lo adoro il fucsia, lo sapete, però il color glicine mi piace un casino come colore. Allora, io rifumo, oddio, ora c'è quella ragazza, mi fa, no, un'altra sigaretta, mi fa venire l'ansia, no, via. E io sono così, via, se non mi riesce, ma non è che non mi riesce di smettere di fumare, è proprio la forza di volontà, non posso smettere perché la sigaretta mi aiuta molto in questo periodo un po' particolare della mia vita, e quindi mi aiuta in questo modo. Poi ci sono le persone, ecco, che so, si danno la forza con una caramella, una cingomma, si vanno a correre, si vanno in palestra. Io, ragazze, fumo, lo so che è sbagliato e che fa male, però tanto voglio dire, non è che sono la sola a fumare, fumano tutti qui, è così, ragazze. Io sono, ci posso fare nulla. È più forte di me. Allora, insomma, lo smaltino è il numero 330 per chi lo volesse acquistare. Sapete, c'è anche lo sconto di insomma, se prendete dei prodotti dalla Kiko, c'è questo sconto di coso omaggio, che ne so, di uno smalto omaggio, che ne so, insomma, non è un affare di genere, non so come funziona questa appunto. Scusate, ho fatto uno starnuto. Però ogni tanto ci vuole, mi sto raffrescando. Io non so, inizia a venire un pochino di intiepidissima l'aria e mi viene gli starnuti, mi viene il raffreddore. Ma ditemi voi se sono normale io, ragazze. Non sono normale, non è possibile, sono una strega. Allora, ragazze, insomma, lo smaltino l'abbiamo fatto, lo scarpe l'abbiamo fatte. Allora, il prodotto di make-up più usato. Allora, il prodotto di make-up più usato, senza alcun dubbio, è questo rossettino, questo lip gloss, scusatemi, della Deb, che si chiama Kiss My Lips, e c'è tutti dentro questi micro glitterini. Allora, io ho il colore numero,
Oddio, in dove c'è scritto il numero? Ecco, sarà questo B2252. L'è questo qua. È questo, diciamo, fucsia così. Che è quello che ho su indosso ora, vedete? È bellino, mi fa morire. Perché poi non va a finire nelle pieghe. Idrata bene la pelle. Ora scusate le occhiaie perché sono in premestruale. Quindi immaginatevi come sto. Sono tutta schizzata proprio. Cioè, ho cominciato a averci mal di testa. Oddio, mi dovevano venire i 30. Invece mi stanno ritardando. Però ultimamente sarà che mi sto avvicinando alla menopausa. D'altra parte ho 44 anni. 45 le faccio il 4 di luglio. Quindi immaginate. Sono vecchietta e ci sta che mi avvicino alla menopausa, insomma. Ecco, questo qui è il mio lip gloss, il mio trucco preferito del mese di marzo, ecco, diciamo così. Poi cosa c'è? Dunque, prodotto, no, questo non è make-up, quindi a posto. Poi c'è il prodotto beauty più amato. Allora, io ho diversi prodotti beauty amati, cioè proprio ma tantissimo. Allora, c'è questa cosa, questa cera, diciamo così, per i capelli che si chiama Peel Up, non so, ecco, è un lucidante, è una crema, una cera modellante per i capelli. Io la metto nelle punte dei capelli, e, specialmente quando faccio la. Scusate un attimo. Allora, vi dicevo, questa qui è una cera modellante per i capelli, è buonissima, ragazze. Io la uso per ammorbidire i capelli in fondo, perché in fondo, specialmente quando faccio i boccolini, quando uso la piastra per arricciolarli, ecco così, perché ho spaghetti, quindi che devo arricciolare io, cioè che devo lisciare, sono anche troppo lisci. Comunque, ecco, quando uso la piastra, insomma il tubino per arricciarli, perché in quell'altra ho la piastra, quella lì che si allisciano e che si gira così, a me non mi riesce farlo. Sono branata, vedo queste ragazze, zoom zoom zoom, in un attimo c'hanno tutti questi capelli vaporosi, a me non mi riesce. Ci ho provato un sacco di volte. Ora, se uso quella lì proprio il tubo, quella lì che si avvolgono così, sì, quell'altra che si fa, che servono per allisciarli, e come si dice, che si gira così e si tira giù. Madonna, quanto tu sei brava, io sono così negata, ragazzi. Insomma, questa qui è una cera modellante e io la uso per proteggere i capelli quando faccio così. E poi c'è questa crema per il corpo che io adoro, dell'erborario. C'ho anche il profumo, c'ho quell'altra violette, insomma, però questa qui è il papavero, io l'adoro. C'ho anche il profumo, è una cosa travolgente, l'adoro proprio. E infatti devo andare da una ragazza qui da Badia che ha l'erboristeria e voglio prendermi la linea, quella lì della passiflora. Volevo prendere sia la crema che il profumo perché, mamma mia, quanto lei è buona, ragazze. Io, boh, mi piace un casino. Perché non, è dolce, però allo stesso tempo c'ha quell'asprino, sapete? Madonna, è buonissima. Insomma, io appena uscita dalla doccia me la spalmo tutta e fa un profumo. Insomma, questa qua. Ecco, i miei prodotti che uso per il corpo sono questi due: la cera, quella per i capelli, e la crema per il corpo. Poi, fragranza del mese, fragranza, oh che Dio, Madonna Santa, ma quanto sono branata, ragazzi! Ma io boh, manco so parlare, sono dislessia. Allora, fragranza del mese, la fragranza del mese. Io ho scelto un'altra cosa perché ho usato questa qua di più, perché il papavero, l'acqua di, insomma, profumata, quella lì è il papavero, l'ho finita, se non la vuoi ricomprare. Allora, io ho usato questa qua il mese di marzo. Allora, questa qua è Solo Soprani, di Luciano Soprani, è Rose. Io adoro la linea questa e la linea quella lì azzurra che mi fa morire, mi piace un casino. Questa qua è la mia fragranza preferita. L'ho quasi finito, poi ce n'è restato un gocciolino così. L'adoro, l'adoro, ragazze, l'adoro, è delicatissimo, cioè,
Boh, mi piace un casino, ragazze. Questa qua. Poi, allora, la delizia del mese, la delizia del mese, la delizia del mese. Allora, io devo dire più di una cosa. Ho riscoperto, siccome ho conosciuto delle ragazze che hanno un negozio biologico, ho riscoperto la linea biologica. Ma non perché io stia diventando vegetariana, però cerco di mangiare meno carne possibile, o perlomeno mi mangio la carne bianca. Con questa dieta che faccio, ora a parte oggi sono gonfia come un rospo perché sono in premestruale, quindi mi gonfio come un rospo io. E, insomma, la roba biologica, ecco, la roba, la delizia del mese preferita per me è quella. Il formaggio, il tofu, che poi non è formaggio, però sono tutti derivanti della soia, il seitan, cioè io sono restata folgorata, diciamo così, positivamente da questo mangiare biologico. Proprio mi piace tantissimo, lo sto riscoprendo, mi piace proprio tanto. Allora, ultima domanda: capo di abbigliamento indossato di più? Allora, il mio capo di abbigliamento indossato di più nel mese di marzo è stata questa gonnellina che, oddio, c'ha questa cinturina qui, sembra cosa lì, la cinturina sembra quella di, come si chiama? Oddio, ora non mi viene il nome, Chanel, possibile, insomma questa cinturina, che però non è Chanel, e c'ha questo cosino, questa cinturina con questo cuoricino, è normale, è semplice, è fatta di quelle lì, sai, come si chiamano, quelle che sembrano a tulipano, per intenderci, c'ha questo spacchettino micro, mignon dietro, piccolino, piccolino, non tanto invasivo, proprio un pezzettino così. Vi metto la foto così almeno ve la andate a vedere. Per oggi è tutto veramente, perché ho fatto due video oggi, ho chiacchierato anche troppo, ragazze. Vi abbraccio, vi bacio, grosso grosso, ciao, alla prossima, grazie ancora, grazie di tutto.